Allora, Don Vito. Mi dica. Allora, mi hanno detto che ti devo intervistare. Salve, per me è un onore essere intervistata da lei, anche se non sono un suo fan. Perché? Ma che è sta persona? Scusa. È un goblin. Ma chi segui? Sai Baku no Meiku? Sto scherzando. Sai Baku? Che c'è? No, non ho capito. Mi hai fatto la domanda, che c'è? Dimmi. Da dove viene questo? Ma scusami, chi segui su YouTube, su Don Vito? Vabbè, Cerbero, YouTube fa cacare, Mr. Mara, Mr. Flame. Vabbè, tutte. Ma chi è questo? Ma... Diciamo non Sai Baku. Ah, il Sabaku Marco lo segue. O Marcus. Ehi, Sabaku Marcus. Comunque iscrivetevi tutti a Don Vito TV. Basta, adesso si fa le marchette. Allora, Don Vito, facciamo questo esperimento. Ragazzi, scusate, io ho una domanda perché non lo conoscevo. Ma lui è. No, veramente... Ehi, mettiti! No, io non bevo alcol, ma tu sei veramente un don. No, ragazzo, no, va bene. Ok. Allora, scusami, mi hanno. Allora. Di chi è? Allora, ho una domanda. La tua ragazza. Dimmi, che c'è? È una balena. Personalmente non sono ancora fidanzato. Ma come stai messo a donne? Preferisco trovare ancora la mia anima gemella che purtroppo. Ma che è? Ma che è? Ma cosa è questa cosa? È l'alba! Oh, no, c'era Livio lì! No, dovete rifarlo, ragazzi, c'era Livio! Perché avete messo Livio, cazzo, in questo momento? Livio censurato! Livio il censurato! Don Vito non replica! Porca puttana, era il best momento! Ma veramente hanno messo la pubblicità! Stava vedendo è una balena, però l'aveva detto l'altra volta. Sì, vabbè, si scherza, però vi voglio bene. Però siamo rimasti solo amici con quella che mi. Ma ti fai sbocchinare a volte? Sono fatti miei. Beh, ma mi dite. Ma veramente se c'è stato lì, c'è stata la censura. C'è stata la censura. Ma lei come ma si sente? Io qua stavo una donna molestia in diretta, ragazzi. Cioè, ma lei ha Don scambiato Vito, la palla con Weinstein. Si sente ora. Vabbè, oh. Si vuole fare la fino a un certo punto non è che ho baciato Mr. Flame. Cosa è che volevi fare con questa cosa? Volevo metterla dentro le cozze. Va bene, grazie. No, vabbè, no. Dai, facciamo ubriacare Don Vito. No, io sono contro l'altro. Non mi piace. Dai, Don Vito, mi hai rotto il cazzo. Una cosa. Un altro bacio? No, non bacio. Questo gusto non mi dà, lo vuole baciare per infinito. Fare il contentino al Cerbero. No, per il pubblico che mi segue. Ma chi ti segue? Che cazzo ne sai tu? Scusa, non ho capito. Allora, è come se ti dico, a te chi ti segue? Chi sei tu per dire che ti segue? Cos'è che sta tanta gente che grazie al Cerbero, se non fosse per il Cerbero, non mi seguirebbe. Non mi avrebbe seguito. Se non fosse per Cerbero non mi avrebbe seguito. Una domanda su questo, posso? Mi dica. Dopo la puntata sul Cerbero, oltre all'aumento di visualizzazione e di iscritti, si rimorchia anche di più? Cioè lei lo consiglia per rimorchiare di più? Beh, più o meno, diciamo che un po' di ragazzi. Qualche sbocchinata. Dai, ma dopo, povera. Dai, ma si parla come si mangia. Ma io. Qualche sbocchinata ce la sa. No, allora, io sono molto serio nell'amore. Alle cerberine? Sono molto serio nell'amore. Ma non sei fidanzato, però qualche puttana. Che ti sbocchina. Se proprio devo fare l'amore con qualcuno, aspetta un secondo. Aspetta, fermi. Posso prenderlo in mano? Mi è venuto. That's what she said. No. Allora. Posso toccare? In che senso? Così. Insegna amichevole. Vai. Non si preoccupi. Ok. In poche parole, io preferisco più cercare la ragazza ideale, aspettare anni, non trovarla una subito che dopo una settimana già mi lascia. Quindi meglio così. Però comunque se ti sbocchina, le hai ricevuto, cioè... Ma poi non è amore, io credo nel valore dell'amore. Sì, ma che cazzo vuoi mettere? Ancora più danno, non ho capito. Ma sta arrivando un ospite mai stato femminile. Fidanzato? Purtroppo sì, e purtroppo ho avuto una brutta esperienza. Che chi sta... Però hai fatto l'amore,
con la tua ex? Diciamo ni né sì né no. Vabbè, no, no, non ho voglia di parlare di questa cosa perché poi... Posso chiedere l'ultima cosa? Quanto sei stato fidanzato? Quanto tempo? Qualche settimana? Un mesotto? Un mesotto, va bene. Ma tu mi segui? Ti ho detto che non sono un tuo fan, però nel privato possiamo essere pure amici senza problemi. Regia!